Le ho volute riprendere. Ebbene sì, le ho volute prendere di nuovo. Stavolta però le ho smontate e ho scoperto che dentro c'è un bel circuito di gestione che sicuramente è quello che crea interferenze radio, va bene, ma soprattutto ho notato che qui ho messo la pasta termica perché praticamente non c'è pasta termica dissipativa all'interno. E quindi ho aggiunto la Arctic MX4, la Arctic, che è questa qua che mi hanno mandato tempo fa. C'è un mio precedente video che parla di queste paste termiche. E credo di stare migliorando la dissipazione termica di queste lampade, perché altrimenti semplicemente non fanno contatto termico. E quindi dopo un po' è probabile che si brucino. È un video breve questo, dettato dalla rabbia e dalla disobbedienza civile, perché mi sono detto, ma io perché? Per colpa di una legge idiota devo vederci male la notte. Perché sono costretto a montare delle lampadine di merda e quindi paradossalmente essere un pericolo sulla strada, perché non si vede un cazzo. E non posso montare questi cazzo di LED che non significano niente dal punto di vista della sicurezza, specialmente se passano la revisione. Cazzo! Cazzo di c***o, oserei dire. Cazzo di c***o. Però aprendoli, perché sono curioso, ho notato che hanno, vedete, uno sbaffo merdoso di pasta termica insufficiente. E quindi io cosa farò adesso? A parte adesso farvi vedere il circuito, il circuito di pilotaggio di questo affare, c'è un condensatore sotto, ci sono dei componenti. Ci sono delle impronte digitali cinesi. Che bello, le impronte digitali cinesi. Adesso guardiamo insieme le impronte digitali cinesi. Le vedete? Impronte digitali cinesi, ecco, si vedono, eccole le impronte digitali cinesi, perché sicuramente qua hanno messo la scheda premendola così con quel misero sbaffo di pasta termica qui, vedete, assolutamente insufficiente. Quindi io, meno male che ho aperto per curiosità, perché adesso io irrorerò di Thermal Compound MX4 e vaffanano. Quindi devo aprire questo tubetto, devo sostanzialmente mettere la pasta termica e spalmarla. Accendiamo anche un'altra luce per la vostra gioia. Perché questo coso di alluminio ovviamente fa da dissipatore. Quindi io lo prendo. Prendo questo e glielo schiaffo di qua. Attenti all'orientamento di questi dentro il guscio. Sì, qua l'hanno passato col dito proprio. Hanno fatto una vaccata. Cosa che farò anch'io adesso col dito, come i cinesi. Ecco. Anche noi abbiamo cinesato la pasta termica col dito cinese.
Abbiamo un dito cinese che ora ci puliremo sul tavolo. E questo solitamente vuol dire una sola cosa, che io qua sporcherò tutto. Ecco. E ora si tratta di sostanzialmente di richiudere. Ecco. E di riavvitare le due vitine con cui era chiusa questa lampada. Io penso che questa modifica allungherà la vita di queste lampade, LED. Ecco, adesso stringiamo e come vedete esce fuori l'eccesso che togliamo col dito, perché siamo delle bestie senza senso. E quindi è fatta. Qui c'è una cosa da pulire. E questa è a posto. Verifichiamo l'altra che ho fatto poc'anzi, ma anche lei è a posto. C'è ovviamente ovunque un eccesso di pasta termica che adesso cercherò di pulire con i Coiton Fioc. I famosi Coiton Fioc. Come vedete ne ho plenti. È dura, perché porco d***o. Questa pasta termica del cazzo si spalma ovunque, ma io dichiaro ufficialmente pulita questa lampada. La morte. Alcol isopropilico, che secondo me pulisce un cazzo di merda. Ma sì, qualcosa ha pulito. Bene, sì, l'isopropilico funziona. Tolgo gli eccessi. Lampada sistemata. Una pulita anche qua. Ok, insomma ci siamo dedicati a ridurci uno schifo.
E direi che è tutto. Una pulita al tavolo. Beh, il tavolo era già abbastanza pulito, devo dire. Ora posso finalmente mangiarmi le mie ciliegie, senza lavarle, ovviamente. Ma è ancora giorno! E tutto questo è isomorfo! 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 Noi speriamo nella pioggia! Speriamo nella pioggia! E vedremo! Vedremo cosa accadrà con questi fari LED! In realtà è tutta una finzione, perché io questi fari li ho già da un mese! La parte di video prima è stata girata un mese fa e io con questi fari ci ho già girato, però mi sono reso conto che è giusto che voi sappiate cosa succede e quanto questi fari siano isomorfi, e quindi fra un po' diverrà buio e noi proveremo l'isomorfismo di questi fari. Isomorfo! 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 قرر الملك بيزاس الذهاب للبحث عن أرض خصبة بس بسبب إزومورفو. 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 E comunque stavo pensando quale miglior momento per provare dei fari che provarli alle 5 del pomeriggio, quando c'è ancora luce. Mi sembra un'ottima idea. Però guardate, guardate, posso lampeggiare sui cartelli stradali, per quanto sono potenti questi fari. E lì c'è Palazzolo, dove c'è questa specie di fungo atomico di pioggia, che è assolutamente e completamente isomorfo! Isomorfo! Stiamo andando lì! Ovviamente speriamo nella pioggia! Speriamo nella pioggia, perché lì ci sono le nuvole, come vedete! E noi stiamo andando esattamente lì! Verso quella che speriamo sia pioggia, la pioggia isomorfa.
Insomma, devo dire che di giorno questi fari si sono comportati molto bene e quindi non ci resterà che provarli di sera, ma questo sarà forse oggetto di un prossimo video, perché in effetti non è necessario, vanno già bene così. Come vedete, io ci vedo benissimo e questi fari sono ottimi. E che dire, perché sono tornato a montare questi fari? Perché mi sono detto, dopo attenta meditazione, che vale la pena per una questione di sicurezza. I fari alogeni e i fari tradizionali della Panda fanno semplicemente schifo, sono dei lumini da 45 watt, vedete che io sto illuminando questo cartello, già di giorno ottengo un fascio di luce che mi illumina i cartelli stradali, sono le 6 del pomeriggio e come vedete già il faro mi proietta della luce di giorno. Di notte devo dire che la visibilità è ottima, la regolazione è stata molto semplice e la riga che disegna sulla parete è veramente netta, non ci sono sbavature fastidiose per gli automobilisti che mi incrociano, nessuno mi ha mai lampeggiato, devo dire mi trovo molto bene. L'unico problema sono le interferenze radio, problema che forse cercheremo di affrontare nei prossimi video, perché sul manualetto di queste lampade, di cui trovate il link in descrizione, ma io non ve le consiglio, sul manualetto, come dicevo, parla di installare delle ferriti, dei nuclei di ferrite sul cavo all'uscita del faro, e questo mitiga, a quanto pare, ma io ci credo poco, dovrebbe mitigare le interferenze radio. Ora non mi ricordo bene come sarebbe meglio collegare queste ferriti, perché ci sono diverse configurazioni che si possono fare. Io ho fatto un video dove filtro le luci a LED che ho nel mio laboratorio e lì ho dovuto costruire una specie di filtro con ferriti e condensatori, grazie a Vash che mi ha aiutato a fare questa cosa, ma qui probabilmente dovrò fare qualcosa di o di più semplice o di differente, chi lo sa. Fatto sta che comunque questo problema esiste e il prossimo test che vorrei fare, se riuscirò a comprarle, sono le lampade della Osram, le Nightbreaker LED, che a quanto pare hanno un catalogo molto fitto di auto su cui si possono installare, perché sono lampade previste per il retrofit. Sfortunatamente non c'è la Panda 141, la Panda prima serie non c'è su questo documento, ma chissà che in futuro non l'aggiungano, perché in questo documento PDF, di cui ho già parlato in un precedente video, sono presenti un sacco di auto degli anni 60 e 70, quindi non si capisce per quale motivo non debba essere presente la Panda, che è degli anni 80-90, anzi direi proprio degli anni 90, così come tante auto del suo periodo. Quindi vedremo. Che dire, grazie per aver guardato questo inutile video, forse inutile, forse non so. Io praticherò questa piccola forma di disobbedienza incivile utilizzando questi fari LED finché potrò, sperando di non incappare nelle maglie della giustizia. E che dire, grazie. Sono veramente un coglione, grazie.